approfittare di chi magari aveva bisogno. Ma torniamo indietro. Benvenuti a tutti, buonasera a tutti, innanzitutto al Presidente della Provincia, al Signor Sindaco, a Geppe che ha curato questo evento insieme allo scrittore dei libri Ragazzi delle Case Armette, Gino Sciarruta. Abbiamo deciso di presentare questo libro qui presso la caserma Pedone proprio perché nel libro viene descritto questo forte legame che c'è stato durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Foggia è stata bombardata e parecchi hanno vissuto dei mesi qui all'interno di questa struttura. È una struttura non così, che si presentava in maniera diversa rispetto a quello che vedete oggi, e tanto è vero che non c'era nemmeno il muro di cinta. L'aspetto importante di questo libro è il legame tra il 21° reggimento artiglieria e Gino Sciarruta, che descrive i mesi che lui ha trascorso insieme a tanti ragazzi, a tante famiglie all'interno di questa struttura. Quello che mi ha colpito quando ho letto il libro è che ci accomuna chi ha vissuto questa esperienza all'interno delle case armette, noi militari, sono questi valori, valori della tenacia che dimostrò Gino nell'aiutare un amico che aveva meno opportunità perché aveva dei problemi fisici, e lui con grande tenacia l'ha aiutato da bambino. E quindi solamente questi valori che accomunano il mondo militare e chi ha vissuto all'interno di una struttura e soprattutto in questo periodo critico della storia italiana che è stato durante la Seconda Guerra Mondiale, solo avendo questi valori si possono superare delle difficoltà. Per gli aspetti, sicuramente adesso cederò la parola sia al Presidente della Provincia sia al Sindaco. Il libro dimostra questo forte legame che esiste tra le forze armate, l'esercito e la città di Foggia. È un libro che scorre velocemente, che l'ho letto in due serate, proprio nella semplicità alcune volte vengono descritte e vengono riportati i valori della vita di un individuo o della vita che accomuna delle persone che vivono delle esperienze forti, in questo caso all'interno delle case armette dove ci troviamo oggi per presentare il libro che è stato scritto da Gino Sciarruta. Poche parole anche da parte mia, innanzitutto per dare un saluto a tutti quanti voi, a tutti quanti voi saluto l'amministrazione provinciale. Potremmo innanzitutto ringraziare il comandante Vincenzo Cipullo che ci ospita per aver voluto presentare qui in questo luogo, che peraltro è un luogo molto importante, come deve essere importante per la nostra città. Vorrei presentare questo libro di Gino Cipullo. Io sono tutti presenti, saluto il sindaco, saluto Giacomo, saluto Otto e vi ringrazio per averci voluto regalare con questo libro. Il ricordo di un pezzo della storia di Foggia. Tutti sappiamo cosa successe durante la Seconda Guerra Mondiale. Foggia nel 1943 fu bombardato, oltre che 2.000 morti, il 75% delle abitazioni della città di Foggia furono o distrutte completamente o danneggiate, tanto da essere diventate inabitabili. Quindi subito dopo la guerra c'è di forte l'esigenza di dover allocare le famiglie e tante famiglie che erano rimaste senza casa. Il governo centrale pensò di allocare 200 famiglie qui, ci fu una grande solidarietà di tutti i militari, che è qualcosa di importante di Foggia. Mi ricordo i tanti bambini che vivevano in questa zona, l'intera comunità molte volte portava qualche episodio di chi voleva invece poi approfittare di chi magari aveva bisogno. Ma al di là di questo, ripeto, non dimenticare. Quest'anno festeggiamo i 150 anni dell'Unità d'Italia, quindi è una data particolarmente importante, torniamo indietro, al presente e soprattutto programmare meglio il futuro. Quello del periodo delle case armette, di queste 200 famiglie in crisi, che è il momento della rinascita, è il momento della ricostruzione. Foggia, quindi Foggia ha saputo crescere, ha saputo rinascere, ha saputo rinascere. Parliamo in positivo della nostra città e del nostro paese e dei nostri abitanti. Rimane
affascinato, rimane ammirato della potenzialità di questa terra. Ecco, insieme, ricostruire insieme un futuro migliore. Facciamolo per noi, facciamolo soprattutto per le future generazioni che certamente continueranno ad amare questa nostra città e questo nostro paese. Grazie a tutti. Presidente Pepe, mi trovano pienamente d'intesa, soprattutto sul fatto che questa nostra città, questo nostro territorio, ma a me in questo momento, ma anche tanti e tanti valori e lati positivi.